impasse, i docenti guariti dal Covid rischiano la sospensione. L'avvocato Perricci deposita più di 50 querele contro il dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Anche per Acquaroli e Latini la circolare inviata è inaccettabile perché va oltre le norme nazionali vigenti. Una causa collettiva contro Equitalia per le cartelle esattoriali inviate ma già prescritte e una battaglia per i controlli sul reddito di cittadinanza. L'associazione Aslim Italy scende in campo per tutelare cittadini e imprenditori. La ciclabile Fano Fenile sarà illuminata entro il mese di giugno. Dopo 4 anni è partita la posa di 60 lampioni con le luci a LED. Grandi emozioni alla Colle Marathon, trasporto e solidarietà. Taglia al traguardo il marocchino Zitouni, tra le donne prima la maceratese Tappatà. Tra poco, dopo il telegiornale, torna in diretta Primo Cittadino, ospite il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Buonasera e bentornati sul canale 19 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con le querele per abuso d'ufficio presentate da più di 50 docenti contro il dirigente dell'ufficio scolastico delle Marche. Al centro del dibattito il Green Pass, che è stato richiesto tramite una circolare anche per chi è guarito dal Covid. A rischio il posto di lavoro e la continuità didattica in vista degli esami. È della scorsa settimana la circolare inviata agli insegnanti delle Marche non vaccinati ma guariti dal Covid da oltre 3 mesi oppure da 120 giorni con una dose vaccinale, che li obbliga a stare a casa perché il Green Pass sarebbe scaduto. Una regola però che secondo l'avvocato Pia Perricci è arbitraria e riguarda non i docenti bensì i sanitari. Da qui le querele depositate contro il dirigente regionale dell'ufficio scolastico Marco Ugo Filisetti. Allora, abbiamo presentato sinora una cinquantina di querele, ma ce ne sono tante altre da depositare, anche perché ho altri appuntamenti con altri docenti. Contestiamo un abuso di potere da parte del dottor Filisetti e un danno erariale, oltre anche a una ipotesi di usurpazione del potere. Peraltro si potrebbe anche ipotizzare una tentata lesione del diritto alla salute, del diritto al lavoro, perché stiamo parlando comunque di docenti che sono guariti dal Covid e che quindi hanno degli anticorpi naturali che da quando esiste la scienza la copertura degli anticorpi naturali dovrebbe immunizzare dalla malattia. E nella circolare che è stata inviata che cosa veniva richiesto? Allora, nella circolare che è stata inviata sostanzialmente è prevista l'allontanamento dei docenti dalla classe se sono guariti ai 90 giorni, non vale più il Green Pass, quando il Green Pass in realtà vale 180 giorni e quindi loro vengono allontanati e posti a fare sostegno alla docenza alle 36 ore. Ovviamente questo sta creando parecchi problemi anche con gli alunni, perché basti pensare a tutti gli alunni di terza medio, di quinta superiore che hanno gli esami, si ritrovano a fare gli esami con dei professori che non conoscono, che non hanno mai visto, che sono dei supplenti che peraltro devono fare anche i collegi. Ma non solo, perché come ha spiegato l'avvocato, questa situazione riguarda sia il diritto allo studio sia il diritto al lavoro. Peraltro una circolare di questo tipo, ha proseguito Perricci, è stata inviata solo nelle Marche. E so che la Campania ha iniziato ad applicare questo sulla base della circolare di Filisetti, cioè non è una regola che vale per tutta l'Italia, vale per le Marche. Ma che a sua volta riprendeva quella dei sanitari? Assolutamente sì, perché Filisetti ha fatto sostanzialmente una circolare allegando una lettera del Ministero della Salute nei confronti della Fnomeceo, dove sostanzialmente veniva stabilito che per i sanitari il Green Pass da guarigione ai 90 giorni non valiva più, oppure 120 con una dose di vaccino. Attualmente nelle Marche, in base a quello che lei sa, è in atto una politica diversa per i vari docenti. Che cosa sta succedendo nelle scuole? Nelle scuole sta succedendo di tutto, perché non c'è una regola, nel senso che ci sono dirigenti che stanno mandando la lettera, come è avvenuto per il 15 di dicembre, dove si dà 5 giorni per produrre una prenotazione entro i 20 giorni, oppure per dichiarare che non ci si vuole vaccinare, o addirittura purtroppo ci sono dei dirigenti che durante le lezioni vanno in classe e fanno allontanare i docenti, lasciando i ragazzi sbigottiti.
Anche nella provincia di Pesaro Urbino? Assolutamente sì. Pesaro Urbino, Macerata, Ancona, in tutte le province delle Marche sta succedendo. Sostanzialmente noi stiamo procedendo con le denunce nei confronti di Filisetti e nei confronti di tutti i dirigenti che la stanno applicando, con delle diffide, con richiesta in autotutela di annullamento immediato del provvedimento di allontanamento dalla classe e peraltro lo stiamo mandando anche al MIUR e lo stiamo mandando anche all'Avvocatura di Stato, perché speriamo che qualche organo intervenga. E a chiedere un chiarimento su questo sono stati anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l'assessore all'istruzione Giorgia Latini, che hanno scritto al Ministero e al sottosegretario all'istruzione e all'ufficio scolastico regionale. Questa interpretazione, hanno precisato in una nota, è restrittiva rispetto alle norme nazionali vigenti e non trova riscontro nell'impianto legislativo che non prevede tali obblighi. In questo modo, hanno proseguito, vengono inasprite le misure ben oltre le prescrizioni di legge. Siamo ormai abituati a questo atteggiamento, ma non possiamo accettarlo. Nel pomeriggio poi, ed è notizia di poco fa, Acquaroli e l'assessore Latini hanno incontrato Filisetti, il quale ha confermato che si è interessato a segnalare al Ministero le incongruenze emerse rispetto agli adempimenti vaccinali del personale scolastico guarito dal Covid. L'auspicio, hanno dichiarato, è che si possa fare chiarezza a livello nazionale su questa situazione. E adesso vi parliamo dei disagi creati dall'ex Equitalia al mondo imprenditoriale e non solo. L'associazione Aslim Italy ha lanciato una class action, cioè una causa collettiva, contro l'Agenzia delle Entrate. Sentite. Tutelare cittadini e imprenditori contro la malagiustizia e gli abusi di potere sono questi alcuni degli obiettivi di Aslim Italy, un'associazione nata nel 2017 da un'idea del presidente Alessandro Fucci, noto tributarista. Ad oggi l'associazione conta 42 sedi distribuite in Italia e all'estero ed è formata da un team di legali capitanati dall'avvocato D'Agostino. Tra le battaglie rientrano sia quella contro l'ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate, sia la richiesta di controlli sul reddito di cittadinanza. Avvocato, intanto per quale motivo attaccate l'ex Equitalia? Perché commettono innumerevoli abusi di potere, tra cui il iscrivere a ruolo cartelle prescritte, cioè le cartelle prescritte sono cartelle scadute, quindi da non più riscuotere, vengono iscritte a ruolo per l'incasso, e questo è contro la legge, diciamo, è un reato. E calcolano gli interessi, diciamo, in modo usurario, gli interessi sui crediti da riscuotere, questo supera il tasso soglia previsto dal decreto antiusura e non soddisfatti, come dire, di riscuotere già interessi di per sé usurari, quindi contro la legge, calcolano su quegli interessi interessi sugli interessi, quindi c'è anche l'anatocismo, ci sono due reati, usura e anatocismo, quindi per questo noi, diciamo, abbiamo creato una class action penale. Al momento abbiamo più di 100 querele depositate contro tutte le agenzie delle entrate in discussione in Italia e su tutto il territorio nazionale, a difesa, diciamo, dei cittadini e delle libere imprese che subiscono abusi, diciamo, da parte del fisco. L'avvocato invita chiunque avesse problemi con il fisco a contattare l'associazione, che è apartitica, indipendente e non persegue fini di lucro. Ecco, ma vista questa class action, quali sono i prossimi passi? Noi abbiamo denunciato, sono tutte in valutazione delle varie procure e ovviamente il discorso è, diciamo, ci vuole il tempo che ci vuole, nel senso che anche perché è un discorso inusuale, ecco, per le procure che, diciamo, che si attacchino legalmente le agenzie delle entrate. Noi prima di fare le denunce querele facciamo un'istanza di istanze di sospensione legale della riscossione nei confronti della pubblica amministrazione. Un cittadino può chiedere, diciamo, può autotutelarsi, nel senso che dice: verificate, secondo me questi crediti sono prescritti. Siamo arrivati al paradosso che hanno preteso di riscuotere un credito del 2001, oggi siamo al 2022, sono 21 anni, cioè quando i crediti si prescrivono entro 5 anni. Ecco, chiedete controlli anche sul reddito di cittadinanza, per quale motivo? Addirittura siamo arrivati al paradosso che molti imprenditori non trovano personale da assumere, perché le persone preferiscono godere del reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare. Cioè, invece di risolvere le problematiche sociali, in questo modo si garantisce
diciamo, la cuccagna a chi non vuole lavorare. Insomma, noi non siamo contro il reddito di cittadinanza in sé come misura, ma contro, diciamo, le distorsioni che ha provocato. Cioè, poi comunque è stato percepito anche da persone residenti all'estero, tipo Romania, Albania, da proprietari di macchine di grossa cilindrata. Cioè, ci vogliono i giusti controlli. Diamo il reddito di cittadinanza, il sussidio relativo a tale reddito, ma diamolo a chi veramente ne ha tutti i requisiti. Non lo diamo, non eroghiamo, non doniamo soldi a chi non li merita. Cambiamo argomento. Dopo 4 anni la pista ciclabile Fano Finile verrà illuminata. Questa mattina sono partiti i lavori per l'installazione di 60 lampioni con luci a LED, particolari nel servizio di Filippo Pucci. Inaugurata nell'aprile del 2018, la ciclabile Fano Fenile è un'opera importante per la città, realizzata grazie alla stretta collaborazione tra il comune di Fano e la provincia di Pesaro e Urbino. Questo tratto viene molto utilizzato nell'arco dell'anno sia dai ciclisti o anche da chi desidera camminare oppure correre in tranquillità e in sicurezza. Unica pecca, la mancanza da tempo di un impianto di illuminazione per le ore serali su tutta la linea. Questa mattina, dopo oltre 4 anni, sono partiti i lavori per l'installazione di 60 nuovi lampioni a LED alti 9 metri. Costo dell'operazione 120.000 euro. È un intervento che attendiamo da tempo, arriva con ritardo dovuto al ritardo proprio della disponibilità dei materiali. Si tratta dell'installazione di 60 nuovi punti luce. Dove in un primo momento sarà un lavoro edile che consiste proprio nella fondazione dei plinti per poi procedere all'installazione dei pali, delle plafoniere e poi la corrente elettrica. Il tutto si terrà all'incirca in un periodo temporale di 1 mese, ci vorrà per la messa a dimora definitiva e per l'accensione, quindi siamo molto contenti. Questo fa parte di una gara all'interno della quale erano previsti anche altri interventi, come quello del Via del Fiume con 20 nuovi punti luce, come quello di Via Chiaruccia altri 20 punti luce e i 59 punti luce per quanto riguarda il restyling di Via Capellini. Ci spostiamo a Urbino, dove ieri si è conclusa la prima edizione di Alexeia con artisti provenienti da tutta Italia. Una 3 giorni dedicata alla musica, all'arte, alla filosofia e alla creatività. È andata in scena ad Urbino la prima edizione di Alexeia, il Festival Ideale, un evento che da venerdì a domenica ha ospitato più di 80 artisti nei luoghi più suggestivi del centro storico, tra questi il Collegio di Palazzo Raffaello, l'ex monastero di Santa Chiara, la fortezza Albornoz e la rampa elicoidale, dove si è svolta la cerimonia d'apertura. Grande soddisfazione della direttrice artistica e ideatrice del festival, Cristina Magnanelli. Abbiamo pensato di iniziare da qui, visto che quest'anno saranno celebrati i 600 anni del Duca di Montefeltro. Abbiamo questo splendido oggetto, anche molto simbolico, il megafono di Fellini, che rappresenta in qualche modo quello che noi vogliamo svelare, appunto il tema principale del festival, che la Alexeia è lo svelamento. Quest'anno parliamo del mito, quindi i due concetti chiaramente sono molto legati. L'arte può parlare e può far vedere il mondo, bisogna un po' starci dietro, quindi è quello che cerchiamo di sviscerare da qua, e farlo da Urbino è molto importante per creare un mondo ideale. Presenti all'inaugurazione del festival anche rappresentanti di una micronazione piemontese, il Ducato del Bardo, che ha conferito a Urbino la cittadinanza onoraria per la sua bellezza. Alla bellezza di Urbino, perché rappresenta un po' l'ideale, e non è solo la città fatta dalle mura o dai suoi boschi, ma rappresenta un po' tutto quello che è la cornice di questo spazio meraviglioso. Siamo quindi onorati di essere in questo luogo. In qualche modo abbiamo voluto omaggiare quello che è la missione più importante nel mondo di oggi, ormai degradato, che è l'arte come mezzo per vincere il degrado, e quindi per portare bellezza e emozione al cuore delle persone innanzitutto, e poi a tutto l'ambiente che viene circondato da queste persone. E dopo il successo della prima edizione, ora si guarda al futuro con una grande apertura ed appoggio anche da parte del comune di Urbino, che ha patrocinato il festival. Un festival ricco di iniziative, come dicevo prima, innovative, culturali,
artistiche. E Urbino, proprio come città ideale, è il luogo perfetto per organizzare una manifestazione di questo tipo. Con Cristina, l'organizzatrice di questo festival, crediamo che possa essere un primo passo per poi organizzarne anche altre edizioni nei prossimi anni, e ci auguriamo veramente che questa manifestazione possa caratterizzare ancora di più Urbino proprio come città ideale. E adesso passiamo alla Colle Marathon, che ieri ha fatto vivere davvero grandi emozioni a più di 1000 atleti e a tutto il pubblico presente lungo il percorso. A tagliare il traguardo per la terza volta è stato il marocchino Zitouni. Come ormai da copione, sulle note del famosissimo brano The Final Countdown degli Europe e dallo scoppio della bombarda medievale, è ritornata più forte che mai la Colle Marathon, la maratona internazionale dei valori. Un percorso lungo più di 42 km che ha visto toccare i bellissimi paesaggi e borghi del nostro entroterra, come Barchi, Mondavio, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo, fino ad arrivare al centro città di Fano per il traguardo finale. L'evento, che quest'anno diventa maggiorenne, ha contato la presenza di oltre 700 atleti provenienti da 19 paesi e da altrettante regioni italiane. Soddisfatto l'organizzatore Annibale Montanari, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento dopo 2 anni di stop forzati. Volontari, le istituzioni e tutti quelli gli sponsor che ci stanno dando una mano, insieme abbiamo avuto una grande coesione per fare un grande evento anche questa volta. Quest'anno siamo partiti anche tardi, ce la siamo inventata veramente, perché non avevamo i tempi per farla bene, invece ci siamo riusciti. Questo è lo straordinario lavoro di tutto un team capace di fare certe cose, perché c'è un gran valore umano su questa maratona, perché sappiamo bene che questa è la maratona dei valori, non è uno slogan per caso, perché i valori dobbiamo essere noi a trasmetterli, chi viene qua, e anche per lo stile di vita che noi proponiamo. Quindi è questo l'importante, perché la metafora della vita, e io dico che la maratona aiuta, è capace di portare avanti il soffrire, perché serve nella vita, prepara molto la vita, ecco. A tagliare il traguardo di questa edizione, Younes Zitouni, che con questa vincita si intasca la terza vittoria consecutiva, secondo posto per Mohamed Agi e il terzo Matteo Lucchese. Grazie a tutti gli organizzatori, tutti i popoli della zona. Dopo 2 anni di fermo, sono contento. Come ti sai, il percorso è d'oro, anche c'è oggi. Questa edizione c'è i 2 atleti quasi stesso livello, ma loro c'è la proprietà per vincere oggi. È la prima maratona dopo 2 anni durissima, ma sono contento. A chi dedichiamo questa vittoria? Per tutti i popoli, anche per la mia bimba e l'altra. Oggi le prime gare che fanno con me di gara. Mentre per il settore femminile il primo premio è andato alla maceratese Denise Tappatà, seguita da Barbara Poggiali ed Elena Smacchia. Soddisfatta, stanca, ma contentissima. È la prima volta che vinco la Colle Marathon, sono emozionata. La dedico al mio allenatore, che ha una pazienza incredibile e mi sostiene, e al mio compagno che mi accompagna, appunto, anche lui con tanta pazienza. Grazie a tutti, c'è un tifo meraviglioso in questa gara, secondo me è la gara più bella d'Italia. A partecipare alle premiazioni, oltre agli amministratori locali e regionali, il presidente del CONI Marche, Fabio Luna, che ha sottolineato l'importanza di questo evento non solo sotto l'aspetto agonistico, ma nella promozione del territorio. Grande partecipazione, con oltre 300 partecipanti, anche per la mezza maratona di 21 km partita dal centro di Mondolfo, dove a salire sul gradino più alto del podio sono stati Nicola Borini e Cecilia Tirelli.
Anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Gianfranco Montesi e Maria Antonietta Camilloni, che il 5 maggio hanno festeggiato 65 anni di matrimonio, nozze di platino per questa coppia residente a Fano. Auguri da parte dei figli, dagli amici e ovviamente di tutto lo staff di Fano TV. E ringraziamo anche i sostenitori di Fano TV, Rosanna Caterchini, Nella Bontempi e Freddoni M. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo in diretta qui negli studi di Fano TV per una nuova puntata di Primo Cittadino insieme al sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Dunque, ci rivediamo tra poco.